Salmo responsoriale dal Salmo 8. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Con la Domenica della Santissima Trinità siamo arrivati a una conclusione di un certo percorso. Abbiamo riflettuto sull'Incarnazione, sulla Passione e Risurrezione, sulla Ascensione e sul dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. Ora la liturgia ci proietta verso il mistero di Dio. Dio come Trinità. Però, affrontando questo discorso, vale la pena partire da un testo che nella liturgia abbiamo, che è il Salmo 8. Il Salmo 8 che dice che cosa è l'uomo che ti ricordi di lui, che cosa è l'uomo che ti ricordi di lui. Ogni uomo è ricordato da Dio. Credo che riflettere un momento sul Salmo, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, dove sembra che contino i potenti, dove sembra che sofferenza e dolore siano il linguaggio quasi quotidiano, ebbene, soffermarsi sulle parole del Salmo è abbastanza importante, perché il Salmo ci dice qualche cosa di Dio e ci dice qualche cosa dell'uomo, di ogni uomo. Oggi, in un contesto dove davvero il potente sembra prevalere su tutto e dove la persona concreta, storica, sembra in balia di tante forze, a volte oscure. Ebbene, il Salmo ci offre due punti di vista. Il punto di vista è che se guardo l'esistenza dell'uomo in riferimento al creato, a quello che accade, alla sua vita, potremmo dire che è una cosa a volte povera, a volte insignificante, ma se guardo la realtà dal punto di vista di Dio è tutt'altro. Lo hai fatto poco meno di un Dio. Ecco, questa è, direi, la prima sottolineatura. L'uomo, nella prospettiva di Dio, è una realtà immensa, ma non l'uomo come astrazione, non l'uomo come idea. Ogni singola persona è amata da Dio e l'uomo a sua volta diventa un po' il centro, l'attenzione che Dio ha costantemente. Però c'è un secondo aspetto che vale la pena di prendere in considerazione. Riflettere in maniera astratta sulla Trinità può portarci su tante strade a volte discutibili. È più semplice vedere come il Figlio parla del Padre, meglio ancora, come parla di Dio. Dio è il Padre che ama ostinatamente ogni persona e dunque il Figlio nella sua vita ci ha rivelato il volto di Dio, ci ha detto chi è il Dio di cui parla. È un Dio che ama ogni persona, è un Dio che va verso i poveri, è un Dio che va verso le persone che il mondo non prende in considerazione. Il Padre, a sua volta, viene descritto come Dio Padre, come colui che va incontro ai lontani, va incontro a chi nella logica umana, nella logica quotidiana, viene spesso messo in disparte.
E l'amore di Dio ha due caratteristiche, è dono ed è gratuità. Su questo aspetto varrebbe la pena riflettere ulteriormente. Dio è gratuità, Dio ha scelto un popolo per gratuità, Dio si rivela come realtà gratuita. Il Figlio, quando parla di Dio Padre, ne parla come di un dono e di una gratuità. Ecco, forse questa provocazione merita di essere presa sul serio. Gratuità di Dio vuol dire che non è l'uomo incaricato di andare verso Dio, ma è Dio che si è incaricato di andare verso l'uomo. E lo fa in maniera gratuita. E allora, se Dio si rivolge all'uomo in maniera gratuita, se il Figlio parla del Padre in maniera gratuita, comprendiamo perché l'accenno che la liturgia fa allo Spirito come la realtà che permette di comprendere fino in fondo questa realtà è un accenno, è una riflessione che merita di essere presa e saputa in considerazione. Lo Spirito permette al discepolo di comprendere tutte le parole del Messia e a sua volta lo introduce in una dimensione più grande che è quella della relazione tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E allora due o tre provocazioni per la vita ci servono. La prima è che ogni uomo è immagine di Dio. Basterebbe questa affermazione per tremare un po'. Ogni uomo, non chi è in alto, non chi ha ruoli, non chi ha cattedre, non chi ha chissà quale potere. Ogni uomo, il più piccolo uomo di questa terra, è amato da Dio, è ricordato da Dio. Il ricordo, secondo la Bibbia, è ciò che fa esistere la persona. Per cui se Dio si ricorda dell'uomo, vuol dire che l'uomo conta e l'uomo non potrà mai essere schiacciato definitivamente. Poi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo hanno un linguaggio comune nel manifestarsi, che è la gratuità. Troppo spesso abbiamo in qualche modo catturato Dio dentro schemi di necessità. Serve per questo, serve per quest'altro. Dio è gratuito e invita il credente a muoversi in questa prospettiva. Seconda provocazione, questo è possibile, questa gratuità è possibile viverla quotidianamente. Non c'è bisogno di avere chissà quale potere, quale dimensione, chissà quale dimensione da vivere. È la quotidianità che fa sì che nella logica della gratuità, e gratuità vuol dire spendersi per spendersi, gratuità vuol dire donarsi per donarsi, non c'è un faccio per averne in cambio. Ecco, forse una certa spiritualità che abbiamo ereditato dovrebbe essere rivista. Certo, ci si rivolge a Dio anche per chiedere, ci mancherebbe altro, ma con la certezza che è una domanda dentro un contesto di gratuità, non di necessità. E allora credo si possa concludere questa riflessione sulla Trinità dicendo che il Dio cristiano è un Dio talmente importante da essere gratuito. E la debolezza, meglio ancora, la forza della gratuità. Thank you.